Questo video, uomo maturo, le donne più giovani fanno questo per far colpo su di te. Prima di affrontare il tema, però, iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai la notifica del mio video. Metti un like, condividi questo video con i tuoi amici e se vuoi fare una donazione, falla pure. Basta che vai sotto il video e clicchi sul tastino apposito per fare donazioni. Se invece vuoi usufruire delle eccezionali possibilità per degli abbonamenti, vai sul home page del canale, vicino al tastino iscriviti, trovi il tastino abbonati, clicchi lì sopra, scegli l'abbonamento che preferisci, potrai usufruire degli esclusivi vantaggi degli abbonamenti. E veniamo al tema, uomo maturo. Le donne più giovani fanno questo per far colpo su di te. Allora, ci sono degli uomini maturi, magari di 40, 50, anche 60 anni, che non si rendono conto che donne anche più giovani, anche magari 25enni, trentenni per dire, più giovani di 20 anni, anche di 30 anni, possono essere interessate a loro. Anzi, ci sono molte donne che si innamorano follemente anche di uomini di 60, 65 anni, anche 70, magari donne di 40 che si innamorano di 60enni, di 70enni. Sembra strano, ma è così. E questo non è un qualcosa, però magari gli uomini maturi non se ne rendono conto, oppure avrebbero la possibilità, ma poi se la bruciano questa possibilità. Allora, intanto devi tenere presente questo, che se sei un uomo maturo, attrai anche per motivazioni, diciamo, profonde le donne più giovani, visto che il primo amore, diciamo, di una donna è stata sicuramente la figura paterna, per cui atteggiarsi con un atteggiamento un po' paternalistico. Quindi da guida, e questo è il concetto fondamentale. Se sei maturo di età, ma immaturo e quindi insicuro, purtroppo verrai classificato come un poveraccio, una persona anziana e non verrai preso in considerazione. Le donne più giovani prendono in considerazione gli uomini maturi che si dimostrano maturi, carismatici, anche di non soltanto anagraficamente, ma anche mentalmente, che si dimostrano sicuri di sé, che hanno un buon body language, che la guardano fissa negli occhi e che si tengono in forma. È ovvio che un sessantenne o settantenne, diciamo così, sdentato, messo male, come dire, con 50 kg in più, pieno di problemi, difficilmente potrà attrarre perché dovrà guardarsi i suoi acciacchi, dovrà farsi le sue cose. Quindi è fondamentale che se vuoi, diciamo, conquistare donne più giovani, ti mantieni comunque in forma. Questo anche su un piano logico-razionale, no? Perché una donna giovane deve darsi comunque una giustificazione logica ad avere una relazione con un uomo magari di 20, 25, 30 anni in più. E una giustificazione logica è, beh, però è in forma, però è meglio lui di tanti ragazzi giovani, fisicamente è a posto, quindi cerca di mantenerti in forma, vai in palestra. Per gli uomini, tutto sommato, diciamo, mantenersi tonici non è poi così complicato, basta seguire un programma in una palestra con pesi, insomma. E questo è fondamentale. Poi ci va una sicurezza. Ovviamente un uomo maturo dovrebbe essere anche affermato, diciamo, lavorativamente, o se è pensionato, perché potrebbe essere anche pensionato, essere comunque a posto, non andare alla Caritas, diciamo, a prendere il pasto. Questo è fondamentale perché identificare la figura del padre, il padre rappresenta per una donna una figura protettiva, quindi porti, quando la conosci, in maniera, come dire, saggia, in maniera, carismatica, dalle consigli, dalle suggerimenti, anzi quasi degli ordini. No, guarda, fai così, fai cos'ha. Ah, stai bene vestita così, stai.
Ecco, se tu, ad esempio, un segnale che ti dà, se tu le dici, ah, che come stai bene con questo vestito, magari una tua collega, e noti che magari fai un complimento su, se una volta che è vestita in modo particolarmente femminile, e noti che lei metterà spesso questo vestito o vestiti simili, cercherà di dimostrarsi femminile, cercherà di chiederti delle cose, di porsi, diciamo, quasi da discente fondamentalmente. E questo è un punto fondamentale, è un punto fondamentale perché ci permette, diciamo, di ottenere dei grandi risultati, ci permette di ottenere risultati che possono essere anche strabilianti, stratosferici, da un punto di vista della seduzione. Questo credo che sia un qualcosa di molto importante. Sedurre è fondamentale. Per sedurre le donne giovani devi dimostrare di avere anche un buon linguaggio del corpo, una buona paralinguistica, e quindi non temere, diciamo, di fare brutta figura perché sei immaturo, e noterai tutta una serie di segnali che loro ti daranno e cercheranno di far colpo su di te. Si dimostreranno molto più femminili, molto più, come dire, cercheranno anche di vestirsi magari con più classe, perché capiscono che un uomo maturo magari va alla ricerca comunque di una donna di classe, ti cercheranno per, non per parlare di cose banali, perché un'altra caratteristica fondamentale di un uomo maturo, se vuole sedurre donne più giovani, sembra strano, ma è la cultura. Oggi, soprattutto tra i ragazzi giovani, c'è l'ignoranza che dilaga. E questo per le persone più mature, tutto sommato, è un grande vantaggio, perché mentre un ventenne, un venticinquenne, oggi spesso sono, non dico semi-analfabeti, perché hanno una cultura, ma una cultura molto superficiale, non vanno a fondo delle cose. Ecco, un uomo maturo che abbia una buona proprietà di linguaggio, una buona, sia verbale che non verbale, una buona capacità comunicativa, che sia in forma fisicamente, attira le donne. Tra l'altro, attira donne che vogliono una relazione stabile, perché un uomo maturo si presuppone che, se libero, ovviamente vada comunque alla ricerca di una compagna per una relazione stabile. Questa potrebbe essere una buona occasione per trovarti una donna più giovane. Tra l'altro, una donna più giovane ti porta anche una ventata di allegria, di positività, insomma, questo è molto importante. Quindi una donna che ti chiede spesso cose, che ti chiede consigli, che si affida a te, che ti fa complimenti sulla tua forma fisica, che ti chiede, che cerca di indagare sulla tua situazione sentimentale affettiva, è una donna che cerca di far colpo su di te, che si dimostra femminile, che cerca il contatto fisico, che ti fa anche intendere, tra virgolette, che lei non ha problemi con l'età. Quando andrà e affronterà questo discorso, e questo è un po', come dire, la cartina tornasole, quando ti dirà, no, a me però, sì, c'è un ragazzo che mi viene dietro, ma a me piacciono gli uomini maturi, non mi piacciono i ragazzini. Se ti dice questo, guardandoti negli occhi, toccandosi le labbra, è perché vuol far colpo su di te, perché gli piace. Quindi prova magari a invitarla, senza farti vedere però che sei eccessivamente interessato, perché devi farla sbilanciare un po' di più. Più la fai sbilanciare, più otterrai dei risultati. Devi tendere un po' l'elastico del desiderio per sedurla, per conquistarla, per coinvolgerla. Prova e vedrai che le cose andranno molto bene e potrai trovare delle donne giovani, interessanti, piacevoli e che ti desiderano. Seguimi su tutti i miei canali social, metti un like, condividi questo video con i tuoi amici, iscriviti al canale attivando la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video, e ovviamente se vuoi fare una donazione basta che vai sotto il video e clicchi lì sopra per fare una donazione, e se invece vuoi usufruire degli esclusivi vantaggi degli abbonamenti basta che vai nella home page, tastina abbonati, vicino a tastina iscriviti, e selezioni l'abbonamento che preferisci.